sportivi lo conoscono. Si chiama Luigi Riva, di professione calciatore, specialista nel vincere le partite. Capocannoniere del campionato di Serie A, è giunto oggi a quota 6 insieme al compagno di squadra Boninsegna. Contro la Juventus, Riva e Boninsegna hanno segnato entrambi, ma a Riva spetta il merito di aver pareggiato la rete iniziale di Haller e di aver piazzato verso il proprio centroavanti nella ripresa la palla del secondo gol cagliaritano. Riva oggi aveva di fronte Salvadore, l'uomo più in forma della retroguardia juventina. Eppure, nei due momenti cruciali della gara, Riva ha vinto il duello. La Juventus, in formazione tipo con il rientro di Bercellino nel ruolo di stopper, ha aggredito il Cagliari fin dalle prime battute e al settimo minuto, su calcio d'angolo tirato da Favalli, è passata in vantaggio con Haller. Subito dopo Zigoni, sempre debole con il destro, ha sciupato così un bel passaggio di Anastasi. Tenta poi Favalli, il suo raso terra è fermato con sicurezza da Albertosi. Al 35esimo il gol del pareggio. Su un fiacco tiro di Bruniera Anzolin fallisce la presa, sulla palla è subito Riva che infila, 1-1. I bianconeri continuano a premere, Benetti appoggia su Zigoni che restituisce, il tiro della mezzala è di poco al lato. Sul finire del tempo la rovesciata di Anastasi va fuori bersaglio. La ripresa comincia con questo tiro di Anastasi, alto. Riva risponde al settimo, aggira Salvadore e calcia fortissimo. Anzolin è ancora incerto, forse ha bisogno di un turno di riposo. Nono minuto, cross di Leoncini e colpo di testa di Haller. Riprende Anastasi con palleggio volante, ma la conclusione è troppo alta. Ancora un tentativo del centroavanti juventino. Aggancia quindi la sfera del Sol e la rimette verso il centro dell'area. Anastasi, che sopraggiunge in corsa, spara diritto proprio sul corpo di Albertosi, cui non sfugge il pallone. La replica del Cagliari è decisa, da Riva a Boninsegna che tira senza indugio. Palla in rete, Cagliari 2, Juventus 1. I bianconeri tentano di forzare il blocco difensivo cagliaritano, ma pochi juventini a questo punto hanno le idee chiare. Il Cagliari, dal canto suo, viaggia sicuro sul vantaggio acquisito. Quarantesimo, tira forte Benetti, ma la palla esce di poco. La fine. Lasciano il campo i protagonisti, i due cannonieri del Cagliari e con loro il centroavanti juventino, oggi senza troppa fortuna.